dal tempo in cui Verona ha deciso di promuovere le prime giornate del vino italiano, ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima massima carica dello Stato a tagliare il nastro di un'edizione di Vinitaly, si è avviato un cambiamento profondo che ha riguardato tanto le produzioni agroalimentari e vitivinicole, il loro mercato, l'organizzazione d'impresa, quanto la società circostante, il rapporto con la natura e il territorio, la cultura del cibo. Proprio la capacità di guidare l'innovazione è stata il segno più incisivo di questo percorso compiuto dai produttori di vino italiano, ha chiosato Mattarella. Se nelle attività economiche, in prevalenza, il cambiamento viene dettato dallo sviluppo delle tecnologie e dalle esigenze di un mercato sempre più globalizzato, insomma da standard imposti dall'esterno, con il vino i produttori italiani sono riusciti invece a diventare protagonisti delle trasformazioni. Si sono fatti ideatori e autori di progetti vincenti, hanno investito nella qualità, recuperando e tutelando persino caratteri originari e perduti del nostro territorio, come le decine, centinaia di vitigni autoctoni che in questi anni sono stati rivitalizzati e portati alla dignità di prodotti di pregio. Quando 30 anni prima scoppiò lo scandalo delle adulterazioni al metanolo, ha ricostruito ancora il capo dello Stato, quella crisi avrebbe potuto soffocare in una spirale di sfiducia l'intero settore, filiera cruciale dell'agroalimentare italiano. Invece da lì ha preso le mosse un rinascimento delle nostre viti e del nostro vino. Le quantità sono diminuite, ma la qualità si è innalzata secondo un paradigma virtuoso dell'economia, ma pure dell'ambiente e della società. È iniziato, ha detto Mattarella, lo sviluppo dei marchi di qualità. I prodotti hanno conquistato una loro forte identità e rigenerato un legame con l'ambiente, attivando nuove ricerche, modelli organizzativi, competenze e professionalità che hanno avuto un peso determinante nello sviluppo dell'export. A conferma, ha concluso il capo dello Stato, di come il destino dell'Italia sia legato al superamento delle frontiere e non al loro ripristino. Parole che hanno creato un malinteso a distanza con il leader della Lega, Matteo Salvini, che avrebbe caricato le parole del Presidente della Repubblica di una valenza sociopolitica legata alla questione profughi. A questo punto, più di tante parole fuori luogo, è preferibile affidarsi ad un sorso delle migliaia di produzioni vitivinicole presenti a questa straordinaria 50ª edizione di Vinitaly. Per garantire anche in futuro l'attuale ottimo andamento del settore, sarà sempre più indispensabile puntare su innovazione, ricerca e tutela ambientale. È un settore che in molti mercati, col Prosecco, con l'Amarone, con comunque i nostri due vini di punta, sta raggiungendo percentuali elevatissime, è quello appunto di mantenere una produzione degli standard di qualità alti. E quindi sicuramente si andrà sempre verso una viticoltura sostenibile, questo è imprescindibile, quindi un vino di qualità, un vino che anche nella sua coltivazione deve avere anche meno prodotti fitosanitari e naturalmente qui la ricerca e l'innovazione dovrà fare la sua parte. Preservare il suolo e i vigneti in Veneto significa anche tutelare il paesaggio e promuovere il turismo. Brand come Prosecco e Amarone sono tra i migliori ambasciatori del territorio all'estero. Non è un caso, per esempio, che le colline di Conegliano e Valdobbiadene siano candidate ad essere riconosciute patrimonio dell'umanità UNESCO. Noi lo stiamo spingendo fortemente questa candidatura, anche perché vogliamo sempre di più spingere nei prossimi anni verso anche una certificazione ambientale del territorio e quindi non è un caso che il Presidente Zaia anche oggi abbia richiamato l'attenzione degli agricoltori su questo, perché a livello anche di trattamenti noi vorremmo far sempre di più un passo in avanti per quanto riguarda, diciamo, l'attenzione ambientale anche nel produrre vino di qualità. Per far conoscere meglio i visitatori di Vinitaly la variegata produzione veneta, lo stand della regione ha puntato quest'anno su uno spazio tecnologicamente attrezzato. Qui abbiamo dei dispenser, abbiamo due situazioni, una dove distribuiamo le bollicine con i sommelier e poi qui invece abbiamo tutti i prodotti DOC di OCG del territorio che tramite una tesserina chi entra in questo spazio può fare 3 assaggi e quindi basta registrarci e questo viene consegnato a ognuno, così poi avremo anche un database di quali sono i nostri prodotti maggiormente graditi e con questo tavolo multimediale si possono avere tutte le informazioni relative ai nostri vini.